Certo, è sottostimata se guardiamo il numero di casi in numeri assoluti. Ritorniamo alla stima reale se facciamo la proporzione. Il rapporto positivi tamponi è alto, 20%. Abbiamo superato ampiamente quello di mesi fa, cioè erano veramente mesi che non si vedeva un rapporto così alto. E questo indice che il virus circola. Circola, sta circolando ancora molto, e non è tracciato per tanti motivi. Non è tracciato perché le persone si fanno il fai da te, che nel 30% dei casi ti dà negativo ed è un falso negativo, quindi vanno in giro positivi non sapendo di esserlo e infettano altre persone. Insomma, è molto 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 sottostimato, ma qui dipende dal mettere su sorveglianze importanti anche a livello regionale e che poi fanno capo all'istituto di sanità, che dobbiamo aiutare in questo frangente. Ma se le regioni non ti danno dei dati puntuali, poi l'istituto, poraccio, ma come fa? Quindi dobbiamo organizzarlo meglio. Questa è una rete che va organizzata. Il mio cruccio è che in 2 anni e mezzo non abbiamo, da questo punto di vista, imparato nulla. Abbiamo imparato tantissimo sul virus, lavori e lavori. Sappiamo come curare, sappiamo il vaccino, come fare quello che fa, sappiamo cosa dire alle persone per evitare il contagio, conosciamo le varianti nella loro intimità, chiamiamola così, sappiamo tutto, ma non sappiamo come fare una sorveglianza degna di questo nome.